un descuido y pierdes la vida uno. Si no pierdes la vida, pierdes un miembro de tu cuerpo, una mano, un pie. Otros que nos escapan a secuestrar, ya nos han querido secuestrar y mucho peligro con las pandillas también. Y se mueren muchísimo. Demasiado. Más en el tren, uno sin piernas, sin brazos, sin cabeza. Hay personas de las pandillas humanas que quieren controlar la línea del tren y cobrar cuota para subirse. Hay 70% de los inmigrantes ahí caminan por tren. Abbiamo deciso di percorrere coi migranti il corridoio dell'inferno. Un passaggio obbligatorio per chiunque voglia attraversare il Messico clandestinamente, partendo dalla città di Tecunumán, in Guatemala, e diretti fino a Oaxaca, città messicana da cui partono tutte le altre rotte. Siamo nella frontiera fra Guatemala e Messico, questa è la frontiera Talisman. In questo punto, con un qualsiasi documento, si può andare da Guatemala verso il Messico semplicemente, senza problemi, mentre tutti coloro i quali vogliono farlo clandestinamente, senza i documenti, attraversano il fiume qua sotto. La prima prova da superare per i migranti è il guado del rio Suchate, su una delle tante zattere di fortuna gestite dai contrabbandieri e dai narcos. Per tutti gli indocumentati che arrivano dal sud dell'America e attraversano questo fiume, mettere i piedi su questa riva significa diventare automaticamente clandestini. La prima fermata del percorso è Tapachula, una sorta di tornello degli inferi dove si raccolgono i disperati provenienti da ogni parte del mondo. En los últimos años también ha aumentado esta ruta con nacionalidades tan diversas como de Honduras, Guatemala y El Salvador. Registramos también personas de países africanos, asiáticos, de países del Caribe también como... Honduregni, salvadoregni, guatemaltechi, ma anche haitiani, cubani, africani, indiani, bangladesi e molti altri. Tutti si ristorano in uno dei tanti centri per migranti prima di ripartire sulla via che porta a nord. Il mezzo preferito per raggiungere la città di Arriaga sono le combi, dei minibus da 9 o da 11 posti, che in questa parte del mondo sono il modo più economico per spostarsi. Qui, non essendoci una rete ferroviaria, tutti gli spostamenti avvengono in questi furgoncini chiamati combi. I migranti però devono stare attenti a non farsi intercettare dalla polizia nei posti di blocco disseminati lungo il sentiero, per cui spesso preferiscono aggirarli attraversando il deserto o passando per gli impervi valichi di montagna. No, questa è la garita. Non saremo che seguire fuori qui. Abbiamo deciso di seguire un gruppo di migranti che ha chiesto di scendere dalla combi prima di arrivare al posto di blocco per cercare di girarli attorno. Il sole del deserto picchia duro. Attraversiamo pascoli e proprietà recintate, piccole foreste di arbusti e ruscelli in secca. Dobbiamo stare attenti ai banditi e dopo 4 ore di marcia sono già senza acqua. Ma il ragazzo che ci guida, Alex, è tranquillo. Dice di aver percorso questi sentieri numerose volte. Sospetto che sia un coyote, un trafficante di esseri umani, ma incrocio le dita e mi auguro di non essere caduto in un'imboscata, come invece è accaduto ad Alexis, uno dei migranti che avevo incontrato a Tapachula e che per puro caso non ho seguito. Quando adelante nos sale un tipo con un gorro e passa montagna, entonces él saca una arma estilo como ametralleta, pequeña, como mini Uzi. Y atrás salen otros dos tipos, uno que sale con un machete grande y sale, el otro llevaba como una .40, una de esas armas pequeñas, y nos metieron entre unas veredas que tenían ahí entre los matorrales y nos dijeron quítense la ropa y nos quitamos la ropa o si no aquí se quedan, nos dejaron como de un trapo al mundo. Seguendo la via del treno, tutti giungono ad Arriaga. E qui sarà proprio quel treno, noto come la bestia, o treno della morte, o treno assassino, a portarci fino a Oaxaca. Ed il nome non è certo stato scelto per caso. Approfittando dell'avvento delle tenebre e con l'appoggio di un capostazione compiacente, sono riuscito a salire sul tettuccio di un vagone merci. Abbiamo dovuto nasconderci. Se dovessero vederci, ci farebbero scendere. Sul treno sono saliti altri migranti che però si sono posizionati negli spazi fra i vagoni.
Noi siamo sul tetto, la velocità di crociera è di 15 km all'ora con picchi di venti. Di notte la temperatura si avvicina allo zero, mentre di giorno tocca i 40. Raffiche di vento violento e continui sussulti su una linea ferroviaria disastrata minacciano continuamente di sbalzarmi giù. Sciami di api mi attaccano più volte e devo stare attento a non sbattere contro i rami. Il convoglio attraversa i territori controllati dai terribili Mara Salvatrucia, che impongono ai passeggeri una tassa di pedaggio pari a $100. Se invece dovessimo imbatterci negli uomini del cartello del Golfo o degli Z, quasi certamente verremmo sequestrati. In passato ci sono stati numerosi casi di sequestri collettivi. Nos tomamos el riesgo de irnos, pues cumplir el sueño americano que tanto afaman y a ver si arriesgamos la vida, pero ahí vamos, con cuidadito y con la mano de Dios, pues ahí vamos. I controlli della polizia sono frequenti ed ogni volta che il treno si ferma c'è un fuggi-fuggi generale. Come giornalista non ho problemi a convincere gli agenti a lasciarmi stare, ma chiunque venga trovato senza documenti viene immediatamente catturato e deportato. Hay demasiado, pero hay que tener fe y confianza en Dios, nada más.